Esercizio 16, a causa della nebbia la visibilità è ridotta a 80 metri. La decelerazione massima in frenata è 4 metri al secondo quadrato, il tempo di reazione 0,6 secondi. Qual è la massima velocità di sicurezza a cui si può viaggiare per evitare incidenti? Immaginiamo che il guidatore improvvisamente veda un pericolo, per esempio una coda di macchine ferme. A causa della nebbia la visibilità è ridotta a 80 metri, quindi vede le macchine ferme soltanto 80 metri prima. I primi 0,6 secondi tempo di reazione li fa a velocità costante, inizia a frenare in questo momento che chiamiamo t uguale a 0 e deve riuscire a fermarsi in questi metri qua residui fino ad arrivare a C con velocità 0 in C. La velocità iniziale la troviamo sia qui nel modo rettilineo uniforme sia all'inizio del modo rettilineo uniformemente decelerato, quindi velocità iniziale la troviamo qui in F. L'incognita quindi è presente in due posti. Noi sappiamo che in totale può fare 80 metri e quindi sommiamo il primo tratto più il secondo tratto e poniamo uguale a 80 metri. Il primo tratto è la formula dello spazio percorso con il modo rettilineo uniforme, quindi V0 per tempo di reazione, e il secondo tratto invece è la formula dello spazio percorso in modo uniformemente decelerato, quindi V0t meno un mezzo a t alla seconda. Attenzione che il tempo di frenata è diverso dal tempo di reazione, quindi è necessario distinguerli se uno non mette le lettere R e F e può sembrare che sia lo stesso tempo se li chiama entrambi t. Invece vanno distinti, il tempo di reazione è 0,6 secondi, il tempo di frenata sarà di alcuni secondi. Quindi poniamo la somma di questi due tratti uguale a 80 metri e vediamo che l'incognita è V0. Ma questa equazione non si può risolvere da sola perché c'è un'altra incognita che è il tempo di frenata. Allora bisogna affiancare a questa equazione una seconda equazione che è l'altra equazione del moto frenato, cioè la velocità finale uguale velocità iniziale meno A per T. Di frenata. La velocità finale è la velocità in C, quindi questa formula si riferisce al tratto FC, velocità finale 0, e abbiamo quindi un'altra equazione con le due incognite V0 e TF. Si tratta di un sistema di due equazioni cosiddette accoppiate, cioè ciascuna equazione contiene entrambe le incognite. Quindi nessuna delle due equazioni si può risolvere da sola, bisogna risolvere il sistema per sostituzione. Per esempio ricaviamo V0 uguale a tempo di frenata. Andiamo a sostituire al posto di V0 nella prima equazione e troviamo questa espressione che è un'equazione con una sola incognita. Infatti, avendo sostituito un'incognita V0 in funzione dell'altra, la prima equazione adesso conterrà soltanto l'incognita tempo di frenata. Facciamo la somma algebrica di questi due termini, sarebbe una quantità meno la sua metà, quindi una cosa meno la sua metà è la metà di quella cosa. Quindi abbiamo un mezzo ATF alla seconda, questo termine qui, poi ATRTF, eccolo, e meno 80 metri uguale a 0. Abbiamo quindi un'equazione di secondo grado nell'unica incognita TF, tempo di frenata. Qui avevo iniziato un procedimento che però non conviene perché fa uso del calcolo letterale. Meglio andare a sostituire subito i numeri, quindi un mezzo A, 2 metri al secondo quadrato, ATR 4 metri al secondo quadrato per 0,6 secondi e quindi abbiamo l'equazione già con i valori numerici che è questa qua. L'altra equazione la ricopio. Ora ricavo il tempo di frenata. Qui mi sono dimenticato il quadrato sia qui che qui, comunque c'è il quadrato. Il tempo di frenata verrà fuori due valori essendo l'equazione di secondo grado. Utilizzo la formula ridotta, quindi meno 1,2 metri al secondo, più o meno il quadrato di questa quantità, più A per C, cioè la moltiplicazione di 2 metri al secondo quadrato per 80 metri, cioè sarebbe meno A per C, però con il meno ritorna positivo, diviso il primo coefficiente 2 metri al secondo quadrato. Attenzione a mettere sempre le unità di misura anche nei calcoli. Facendo questi calcoli si ottiene un primo tempo di 5,75 secondi, un secondo tempo negativo. Naturalmente il tempo negativo non ha senso perché stiamo calcolando il tempo di frenata, il tempo che impiega la macchina per andare da F fino a C dove si ferma, quindi non può essere un tempo negativo. Dopo vedremo meglio l'interpretazione fisica di questo tempo negativo. Poi con l'altra formula finalmente troviamo la nostra incognita che era la velocità iniziale. Basta sostituire i valori A e
TF. TF mettiamo una volta il primo, una volta il secondo valore e otteniamo 23,0 metri al secondo nel primo caso e una velocità negativa che non è accettabile nel secondo caso. Quindi l'unica soluzione accettabile è una velocità iniziale di 23 metri al secondo, che è circa 83 km orari. Vuol dire che se la macchina va più veloce di 23 metri al secondo, non riesce a fermarsi in 80 metri. Quindi questi 23 metri al secondo sono la velocità massima di sicurezza che si può ottenere con la nebbia che limita la visibilità a 80 metri. Ora vediamo il significato fisico intuitivo di questi due valori negativi, tempo negativo e velocità negativa. La velocità negativa in particolare vuol dire che all'istante 0, la velocità va verso sinistra. Una velocità verso sinistra all'istante 0 vuol dire che la macchina non sta andando a destra, come indicato qui V0, questa è la soluzione positiva accettabile, ma sta andando a sinistra, che ovviamente non ha senso fisico nel nostro esercizio, però ha un senso logico che va d'accordo con il tempo di frenata negativo, quasi meno 7 secondi. Perché questo significa che se all'istante 0 la macchina sta andando a sinistra, con questi circa meno 28 metri al secondo di velocità, vuol dire che proviene da destra e vuol dire che in un istante precedente a 0, a circa meno 7 secondi, stava qua nel punto C e la sua velocità era 0. Cioè la macchina era partita con velocità C uguale a 0 quasi 7 secondi prima, quindi era partita da ferma e ha accelerato per quasi 7 secondi, arrivando ad una velocità nel punto F di quasi meno 28 metri al secondo, quindi una velocità verso sinistra. Questa seconda soluzione matematica comunque risolve il sistema che abbiamo impostato ed è una soluzione a cui non avremmo mai pensato se non ce l'avesse fornita la risoluzione matematica del problema.